Va bene, cantiamo allora. 1986, la canzone ovviamente è famosissima, in origine è scritta per Mina proprio dal grande Gianni Bella e Mogol, e fu portata da Marcella al Festival di Sanremo di quell'anno. Senza un briciolo di testa, codice 07, il codice di Silvia Salemi, in gara con la maestra Marcella Bella. Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te. Evanescente come un fumetto di eroi, e ti avventure vuol proprio dire che anch'io inseguo in fondo un fine mio. Se amare ritrovo insieme a te, una volta ancora insieme a te, ancora nonostante so senza un briciolo di testa, come se odiassi me. Non cerco di cambiarti più, ti accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è, chissà qual è. Evanescente come un fumetto di eroi e di avventure, vuol proprio dire che anch'io inseguo in fondo un fine mio. Sognare ritrovo insieme a te, una volta ancora insieme a te, ancora nonostante so che non dovrei. Senza un briciolo di testa, come se odiassi me, che ormai son troppo preso e tu lo sai, e sempre più tenacemente ti vorrei. Senza un briciolo di testa, come se odiassi me. Odiassi me. Codice 07 per Silvia Salemi, in gara con Marcella Bella. Chiedo ai maestri di votare, chiedo ai maestri di votare. Non era facile, Amadeo, se posso facile. Dare solo una no, cosa, dire una cosa tecnica. Marcella si arrabbi. Io noi adesso non parliamo mai. No, una cosa tecnica, fammi dire, ti prego, ti prego. Lei canta bene col diaframma e con il cuore. Non quindi c'è dubbio. Iniziare non così non era facile. Si voglio dirlo. Il maestro e me era una cosa tecnica. Tecnica, sì, che fanno tutti loro. Assolutamente, all'inizio. Certo che fanno. Non era facile, non era facile. Mi è sembrato una coltellatina. Allora, votate per cortesia. Però vabbè, spero che la gente l'abbia preso. Manca Fausto. Non è facile iniziare così. Manca Fausto. Bravo. Ok, grazie. Allora, ricchi e poveri. Noi chiaramente votiamo la Salemi. Beh, certo. Un bel come sempre. 10. 10 a Silvia Salemi. Bravissima. Vai. Toto. A parte il finale, quando eravate insieme, che non eravate intonati, non so chi calasse, o te o Marcella, non lo so, comunque per me è un 9.
9. Toto, io non ho calato, nemmeno lei, credo, eh. Allora risentiti, perché... E anche tu però, no, le orecchie, ragazzi. È difficile per me, molto difficile. Vabbè, facciamo una rissa. Oh, ragazzi, no. Ma questa sera che sta succedendo? Dai, ma come fai a dire una cosa del genere? L'altra volta non hai capito che non aveva sbagliato lei. Stavolta dici delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ascoltati il finale, per favore. Ma insomma, dopo, Marcella, non c'è un briciolo di testa. Dai. E non c'è un briciolo di testa. Gloria, sì. Un'altra tonalità. L'abbiamo fatta senza musica. C'è una virgola che fai tu che lei non fa, dai. Bravo. C'è una virgoletta che fai tu con la voce che lei non fa. E allora le due cose si scontrano, per quello ti dico che non siete intonate. Ma siamo in due fondo. Cantanti differenti. Avete beccato un nome, ma cosa vuoi di più? Vabbè, no, Ornella. Che faccio io. Dimmi, Ornella mia bella. Non lasciarti tra voi. No, ma io sono ipnotizzato da tutto quello che vi state dicendo questa sera. Io sto con la bocca aperta tutta la puntata, così. Sto zitta, è 8. 8. Brave. Red. Brava. 8. 8. Orietta. 8. Belotto. Non me l'hai detto, Belotto. Fausto. Lo dico io. Un bel 9. Un bel 9. Rettore. Assolutamente 10. 10. Totale per Silvia Salemi. Totale per Silvia Salemi 62. Grazie Silvia, grazie.